Oggi in edicola. Rassegna stampa. Giovedì 28 settembre, buongiorno, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa in onda su Radio Icaro e Icaro TV. Si parla della ex nuova questura, oggi a Rimini, ampio spazio, poi per quanto riguarda ieri l'invio della candidatura ufficiale di Rimini a Capitale della Cultura 2026 con una festa che poi proseguita in città dopo l'evento al Teatro Galli. Si parla anche di cronaca e per lo sport, l'avvicinamento al derby di domenica tra Cesena e Rimini. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere Romagna. Ex questura, altro scontro. Presentate modifiche ma tutto tace. Il nodo del supermercato a Riminum Sviluppo Immobiliare che oggi pomeriggio presenterà ai cittadini il progetto. Dice abbiamo presentato aggiornamenti in comune ma ancora nessuna risposta. A centro pagina Capitale per la Romagna, Rimini è il titolo della cultura, ieri l'invio del dossier, una candidatura che da Rimini si è estesa a tutto il territorio romagnolo. Morto dopo 5 anni di agonia, ci sarà un nuovo processo. Tutto da rifare, anche il risarcimento. L'accusa modificata obbliga a far ripartire il procedimento da zero. A Riccione, Agolanti, dagli scavi emerge una villa romana. E poi per lo sport, appunto, il derby di Colombo, il portiere del Rimini, ex del Cesena. Rimini ti guido io a Cesena. Per il tennis, Lucia Bronzetti nei quarti a Ningbo. Andiamo a vedere la prima pagina del Resto del Carlino. La sfida più bella, una foto della cerimonia di ieri al Teatro Galli, Capitale della Cultura, spedito il dossier di candidatura al Ministero, al Teatro Galli l'atto ufficiale, poi la grande festa musicale nelle piazze. Giovane stuprata nel residence a Rimini, la richiesta del PM, 6 anni e 6 mesi per l'aggressore. Incendio in piscina, ristoratore a processo, incendio che risale all'anno scorso a Porto Verde e poi cade dalle scale del pub e muore. I familiari della vittima chiedono 3 milioni di risarcimento, anche sul Carlino si parla di questa vicenda giudiziaria. Per quanto riguarda lo sport, nell'inserto sportivo del Carlino, il Rimini registra la difesa in vista del grande derby. La formazione di Raimondi a Cesena affronterà il miglior attacco del girone. Per il basket, RBR al debutto in campionato trova subito il Piacenza dell'ex Almeida. Andiamo a sfogliare le pagine del Corriere Romagna. Capitale della Cultura, nell'attesa del verdetto che dovrebbe arrivare in primavera, si fa festa, una candidatura di tutta la Romagna. C'è stato un intervento con un collegamento video anche dal presidente della regione Bonaccini, pieno sostegno della regione a questa proposta che sarà portata avanti fino in fondo, come facemmo nel 2020 con Parma. Il sindaco parla di una città che si apre al mondo. A dare lo start sono stati i giovani che saranno 18enni nel 2026. L'intervento iniziale con un testo di Marco Missiroli, letto dall'attrice Tamara Balducci, tutti i suoni di Remini, tra Ciacri e quell'invito condensato in vieni oltre che è appunto lo slogan della campagna riminese. Previsti 4 assi tematici contenenti ciascuno 5 macro progetti per un totale di 20 progetti artistici, 4 convegni per 4 stagioni. Questo uno dei temi appunto del dossier che è stato ufficialmente inviato ieri nel giorno della scadenza. La sanità che cambia con CAU, UCA e telemedicina, sigle che stanno a significare appunto le nuove frontiere, in particolare delle risposte alle emergenze. Al centro della riforma un territorio organizzato in grado di gestire l'utenza a bassa complessità. Se ne è parlato in un incontro, in un ciclo di incontri organizzato dalla regione. Martedì è stata appunto la volta dell'AUSL Romagna.
dove si è parlato di queste nuove modalità, in particolare i centri di assistenza e urgenza, i CAU, e le unità di continuità assistenziali, le UCA. C'è anche un progetto di investimento da 5,3 milioni di euro per potenziare il sistema del 118. A Rimini, ex questura, scontro su supermercato, progetto aggiornato, ma il comune tace. Parla Marco D'Adalto di Ariminum Sviluppo Immobiliare. Non ci sarà nessun centro logistico e neanche un mega centro commerciale. Questo invece era il punto su cui l'amministrazione comunale di Rimini accusava appunto il progetto presentato dalla società che si è aggiudicata la proprietà dell'immobile di Via Bassi, quello che doveva essere la nuova questura, ma mai non lo è stato. Oggi ci sarà dalle 17 alle 18, su iniziativa appunto di ASI, un incontro pubblico proprio davanti all'immobile di Via Bassi. Ma si prospetta anche uno slittamento dei tempi, perché l'amministrazione comunale ha rimandato tutto alla definizione del nuovo PUG, il piano urbanistico generale, ma questo, spiega D'Adalto, significa lasciare tutto così per altri 7-8 anni. E anche la regione accusa resta in silenzio. Oggi i vertici di ASI aggiorneranno i cittadini su come intendono agire per opporsi ad un esproprio avviato, nonostante la nostra disponibilità a cedere gratuitamente le aree, disponibilità che è ovviamente subordinata alla possibilità anche di partire con questo progetto. Si parla di un mega centro commerciale a proposito di un supermercato di 1500 metri quadri, così D'Adalto replica alle accuse, e si parla anche di un centro logistico quando il progetto chiarisce che non lo è. Nuovo stadio Romeo Neri, conto alla rovescia per il progetto. Il comune sta preparando un gruppo di lavoro intersettoriale per seguire il procedimento. Entro il mese di ottobre, secondo gli impegni assunti precedentemente, il raggruppamento privato Aurora Immobiliare dovrebbe presentare alla Rimini lo studio di fattibilità, al comune di Rimini lo studio di fattibilità appunto per il progetto di riqualificazione del Romeo Neri e del suo quadrante urbano. Un approfondimento sulla prostituzione, sesso e sfruttamento, i volontari in trincea, pestate a sangue e costrette a prostituirsi, così salviamo le ragazze dalla strada. Parla Argenti del gruppo antitratta della Papa Giovanni XXIII, il fenomeno non è calato, le donne preferiscono ormai le case al marciapiede, quest'anno ne abbiamo portate via 5. Racconta appunto Silvia Argenti, volontaria del gruppo antitratta della comunità Papa Giovanni XXIII, un servizio che opera tutti i giovedì notte con l'obiettivo di strappare dalla strada quante più prostitute possibile. Questo è uno dei servizi storici della Papa Giovanni XXIII, un impegno che lo stesso Don Oreste portò avanti per anni. Non è facile convincere le ragazze a tirarsi indietro, racconta la volontaria, perché questi criminali, gli sfruttatori, che sono loro connazionali, le obbligano con la forza. Sanzioni fino a 500 euro e segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. Questo è appunto il modo in cui l'amministrazione comunale di Rimini, attraverso le apposite ordinanze sindacali, cerca di arginare il fenomeno. Ci sono i controlli della polizia locale, da gennaio sono 260 quelli effettuati, ma l'amministrazione comunale da tempo lamenta come le armi, diciamo così, che sono offerte oggi dalla legge siano ampiamente inadeguate a contrastare il fenomeno. Allarme di San Patrignano. Coca, crack e alcol, un mix di droghe sempre più di moda. Parla Antonio Boschini, che è medico responsabile terapeutico della comunità di San Patrignano. Si passa anche agli psicofarmaci per poi miscelare con l'eroina fumata. Gli effetti collaterali, pericolosi, l'uso del crack può portare a psicosi, stati paranoici, ma anche schizofrenia fino ad aggressività e alienazione.
dalle sostanze al gioco, si finisce spesso per associare la cocaina con gli alcolici o con la ludopatia, finendo per bruciare il tempo nelle sale scommesse. Quindi è un fenomeno sempre più articolato. Incubo nel residence, violentata dopo l'aperitivo al tramonto, stupratore tradito da Instagram e dal DNA, una 27enne asiatica che era a Rimini per un progetto Erasmus, ha appunto accusato un 29enne dello stupro avvenuto in un residence di San Giuliano Mare, un 29enne macedone. La studentessa era stata abbordata e poi la sera dopo lui si era recato alla stanza del residence di lei, dove sarebbero avvenuti i fatti, una violenza che poi è stata comunque anche confermata dai sanitari del pronto soccorso di Rimini. La ragazza era andata in ospedale il giorno dopo a causa di forti dolori al ventre. Visitata, era stata dimessa con 15 giorni di prognosi. Ora c'è appunto la richiesta da parte del pubblico ministero, il pubblico ministero Davide Ercolani, che ha chiesto una pena a 6 anni e 6 mesi di reclusione per l'uomo. La sentenza è attesa il 12 ottobre prossimo. Il Barrumba porta lo staff all'Oktoberfest. È stata straordinaria, senza precedenti. Gli imprenditori Gianni Capitani e Agostino Brigidi hanno pensato a questa particolare iniziativa per il loro staff. Abbiamo voluto ringraziare i ragazzi per quella che, anche per merito loro, va chiudendosi come una stagione da record. Siamo partiti domenica notte, martedì eravamo al lavoro. Il racconto della stagione: abbiamo lavorato principalmente con i riminesi, un grande afflusso tutti i giorni, anche nel maggio e giugno un po' piovosi. Quelli che venivano a fare baldoria e sbronzarsi nei primi anni oggi vengono con le mogli e i figli ed è molto bello, raccontano i titolari. Ci sono poi le foto di questo viaggio all'Oktoberfest con i brindisi, con i boccali di birra alzati. A Riccione, dagli scavi agli Agolanti, spunta una villa di epoca imperiale romana. Seconda campagna di opere al sito archeologico della Tomba Bianca. Oggi ci saranno anche delle visite guidate per il pubblico. Parla il professor Enrico Cirelli, che appunto si sta occupando di questi scavi. Questo ritrovamento è una bella emozione. Identificate 3 fasi di costruzione. Il luogo ha una lunga storia su diversi periodi storici. Oggi intanto apre al pubblico il sito archeologico della Tomba Bianca al Castello degli Agolanti. Visite dalle 16 alle 18. A guidare appunto questa iniziativa è stato il professor Enrico Cirelli, figura di spicco nel campo dell'archeologia. All'interno del Castello degli Agolanti sono state identificate 3 fasi di costruzione precedenti all'alzato attualmente conservato, spiega il professore. Questo dato ci suggerisce che il luogo ha una storia lunga e complessa che abbraccia diversi periodi storici. Mille orti con il progetto di inclusione, donati 300 kg di ortaggi alla Caritas, una festa che si è tenuta all'area verde inclusiva di Casa Macanno a Rimini. Alcuni lavoratori sono stati notati dalle aziende che li hanno accolti nei rispettivi staff. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra la web agency riminese Info Alberghi, la cooperativa sociale Mille Piedi e l'associazione Crescere Insieme. Info Alberghi ha adottato da marzo a settembre alcuni orti all'area verde inclusiva di Casa Macanno e li ha affidati alle cure di un gruppo di persone con disabilità intellettiva di vario tipo, guidate da 2 educatori e un agricoltore. Pistola in faccia, rapina la bici al vicino, non mi dai i soldi che gli ho prestato. Siamo a Cattolica, il Jeep convalida l'arresto di un 25enne residente a Montescudo, Monte Colombo, che era stato arrestato domenica dai carabinieri della tenenza di Cattolica, dove la vittima della rapina era stata affrontata. Il vicino di casa, cui ha prestato soldi, continuerebbe a trovare scuse per non restituirglieli,
e per questo motivo sabato pomeriggio si sono ritrovati di fronte uno all'altro allo schettodromo di Cattolica, dove stava dando lezioni a un tredicenne, e il 25enne poi gli ha puntato una pistola giocattolo in faccia per 3 volte e gli ha rapinato la bicicletta elettrica dal valore di 2000 euro. L'arma e il mezzo non si trovano in casa, sono stati trovati 85 grammi di hashish. L'arresto è stato appunto convalidato. Sempre dal Corriere andiamo alle pagine di Bellaria. La colonia Fiat usata come rifugio dalle bande di ladri. Un ordine del giorno di Danilo Lombardi del Movimento 5 Stelle parla di sicurezza da ripristinare. Il proprietario dell'area garantisca almeno la pulizia. Lombardi chiede di sottoporre a verifica il prolungamento del porto canale e anche un controllo particolare sulla colonia Fiat, una delle colonie che restano in stato di abbandono. Per quanto riguarda sempre Bellaria, merce contraffatta, maxi sequestro della polizia locale, recuperati 800 capi di abbigliamento sportivo, ci sono maglie di Inter, Milan e Juventus, denunciati due bengalesi, un sequestro che è anche l'occasione per la polizia locale di Bellaria di fare il bilancio di fine stagione. Da giugno a fine agosto c'è stato il sequestro di 400 capi di abbigliamento e accessori per un valore di circa 30.000 euro, poi devoluti appunto questi oggetti agli enti assistenziali che ne hanno fatto richiesta. Chiudiamo le pagine del Corriere Romagna, torniamo tra poco ancora in onda con la nostra rassegna stampa. Oggi in edicola. Rassegna stampa. Oggi in edicola. Rassegna stampa. Ancora in onda con la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine del Resto del Carlino. Una storia che si ripete 20 anni dopo. Italia-Germania, nervi tesi. La Lega attacca i tedeschi come faceva 20 anni fa. Un autogol per il turismo, l'accusa del segretario provinciale del PD Filippo Sacchetti. Cos'è successo in materia di migranti? Lo scontro tra il governo italiano e quello tedesco sta superando i livelli di guardia. Ci ha messo del suo il sottosegretario leghista Andrea Crippa, paragonando l'azione di Hitler a quella del cancelliere Scholz, chiudendo il suo ragionamento con queste parole: falliranno come hanno fallito 80 anni fa. Accadde nel 2023, nel 2003, una vicenda che allora vide protagonista il sottosegretario Stefani, che si lasciò andare a frasi poco carine nei confronti dei tedeschi, li definì biondi ipernazionalisti, invasori delle nostre spiagge e altro. In Germania non la presero bene, ne nacque un incidente diplomatico. Alla fine Stefani poi arrivò anche alle dimissioni e ci fu una festa riparatrice a Rimini, di cui il Carlino riporta una fotografia con l'allora sindaco Alberto Ravaioli e una delle diverse belle ragazze tedesche che arrivarono appunto sulla spiaggia di Rimini per questo evento che volle riportare la pax tra le due nazioni. Usare diplomazia, questo è l'invito di Filippo Sacchetti, sarebbe meglio misurare le parole, adoperare temperanza e diplomazia, soprattutto se si è istituzioni, piuttosto che frasi senza senso e abnormi. A chiederlo sono anche i territori come Rimini, che i nervi vogliono continuare a mantenere ben saldi per il presente e per il futuro. Due pagine anche sul Resto del Carlino per l'invio del dossier come capitale della cultura. Dossier inviato a Roma, una partita da 9 milioni guardando al 2026. La città è ufficialmente candidata. Galli, il Teatro Galli, ieri gremito per la cerimonia che è stata trasmessa in diretta anche da Icaro TV. Il budget per l'evento, altri 9-7 milioni riservati alle infrastrutture.
Il sindaco dice: ci riconciliamo con la nostra storia in nome del futuro. C'è stato anche l'intervento in collegamento da Stefano Bonaccini, presidente della regione. Rimini e la Romagna rialzano la testa dopo l'alluvione. E poi ci sono le foto della festa che è proseguita con musica ed eventi in tutto il centro storico, le note di Romagna Mia e l'abbraccio in musica, poi la grande festa. Al Teatro Galli proiettato un video di Romagna Mia nella versione del violinista Mecozzi, che non è nuovo a questo tipo appunto di omaggi con il suo arrangiamento a note e canzoni della tradizione popolare. Un video girato anche nelle cinque città romagnole che sostengono Rimini, quindi una candidatura, come detto, che da Rimini ha coinvolto tutta la Romagna. Cade dalle scale, muore, chiesto un maxi risarcimento. I due gestori di un pub di Torre Pedrera accusati di omicidio colposo. La vittima si chiamava Stefano Locchi. I familiari chiedono 3 milioni. Il Corriere è deceduto nel settembre del 2020 dopo 5 anni di agonia in una RSA di Forlimpopoli. Un fatto che era successo appunto in un pub di Torre Pedrera. L'accusa è passata da lesioni gravissime a omicidio colposo, a sancire uno sviluppo di per sé inevitabile e scontato. Nei giorni scorsi è stato il GUP del Tribunale di Rimini, nell'ambito dell'udienza preliminare per la morte di Stefano Locchi, corriere deceduto nel settembre 2020 dopo 5 anni di agonia. Era stato ricoverato per una brutta caduta dalle scale di quel pub avvenuta mentre faceva una consegna. Si è spento all'età di 44 anni. I gestori hanno detto che a quella scala non avevano accesso estranei e il fattorino non avrebbe dovuto trovarsi lì. Fatto sta che ora, con il cambio anche di accusa, ci sarà un processo da rifare. L'udienza preliminare è stata aggiornata al 12 dicembre a seguito della richiesta di autorizzare la citazione in giudizio della compagnia di assicurazione del locale. Anche sul Carlino si parla del nodo supermercato per l'ex questura di Via Bassi. Oggi l'incontro di Ariminum Sviluppo Immobiliare con i cittadini dalle 17 alle 18. Il piano del Comune di Rimini per il calcio: impianti omologati e sintetici. Si parte con quello di Miramare, un intervento da un costo di 350.000 euro, previsti poi lavori anche per i campi di Via della Fiera e San Vito. Commenta l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli: avremo case sportive più moderne, benessere, attività fisica, aggregazione e socialità. A Riccione parlano gli operatori turistici: si è lavorato più che un sabato a giugno. È una stagione che continua grazie anche al meteo. Ciringhito e zone di spiaggia fanno gli straordinari. Se il tempo regge, settembre diventa una buona voce del bilancio. In passato si arrivava al 25 settembre, ma c'è un ottimo clima e tanta gente, quindi ci sono aspettative anche per questa coda di estate tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Il Carlino ha raccolto la voce di alcuni operatori balneari. Siamo aperti perché c'è gente, dice Riccardo Zangheri del Bagno 63. Anche per noi è una novità, visto che in passato al massimo si arrivava al 25 settembre. Imbrattato il muro del vecchio cimitero, cresce la protesta dei passanti per le scritte spray e le frasi irrispettose che compaiono a pochi passi dalle tombe. Ci sono anche le foto di queste scritte, di questi atti vandalici. L'area è molto frequentata anche agli occhi dei nostri ospiti. Non è certo una bella immagine, dicono alcuni cittadini riccionesi. A Porto Verde di Misano, piscina distrutta dal rogo, ristoratore a processo. Le fiamme avevano causato danni per 50.000 euro alla piscina Blue Paradise di Misano, a Porto Verde in particolare. Incendio che era avvenuto tra il 22 e il 23 giugno del 2022 e che demolì quasi completamente una porzione della piscina.
il ristoratore 72enne andrà a processo. L'accusa è quella di avere causato le fiamme. Ci sarebbe stato dietro un motivo, diciamo così, di rivalità tra imprenditori. Il ristoratore non vedeva di buon occhio il successo dell'attività della piscina, legata anche agli eventi che erano promossi. È stata invece messa in secondo piano l'accusa di omofobia che era stata sostenuta anche da Arcigay per quanto riguarda le cause di questo incendio. Non sarebbe appunto questo il motivo, ma come detto una rivalità tra imprenditori. A Cattolica il comune assicura controlli in corso sugli affitti turistici. L'ADAC aveva lanciato l'allarme, ora c'è la replica anche del comune tramite Claudia Ruffer, dirigente comunale dei servizi finanziari, tributi e turismo. Ci risultano controlli in corso appunto e ce ne saranno altri. La regina passerà al setaccio gli appartamenti turistici. Sono partite le verifiche proprio in questi giorni dopo alcune segnalazioni sul presunto mercato nero degli affitti, in particolare da parte dell'associazione ADAC. A Sant'Arcangelo, ottobre porta la rivoluzione della sosta. Da lunedì, subito dopo la fiera di San Michele, il parcheggio nelle strisce blu diventa a pagamento anche la sera, una novità che era stata già annunciata nei giorni scorsi e che entrerà in vigore appunto dopo l'appuntamento con la fiera di San Michele. Il parcheggio si pagherà anche la sera. A Sant'Agata la fiera del tartufo ingrana la quinta, l'oro dei boschi protagonista in tutte le 5 domeniche di ottobre e all'inaugurazione domenica prossima per la 39esima edizione della fiera del tartufo è atteso anche il governatore Bonaccini. Andiamo a vedere le pagine sportive. Attesa per il derby tra Cesena e Rimini, parla il portiere del Rimini Edoardo Colombo, che non tremerà. Ho già giocato davanti a tantissimi spettatori, per lui un derby particolare, un passato da raccattapalle per il Cesena appunto e oggi rivale. Il Manuzzi non mi spaventa, ma mi ricorda la mia infanzia. Dai 7 ai 17 anni sono stato nelle giovanili del Cesena e tante volte ho fatto il raccattapalle sotto la curva mare. Sulla sua squadra di oggi il Rimini è già una squadra che gioca a testa alta e in difesa stiamo facendo miglioramenti. Intanto la prevendita va a gonfie vele, sono 1204 i biglietti venduti. Per quanto riguarda la rosa biancorossa, con l'eccezione di Del Carro ancora alle prese col recupero dopo l'operazione alla caviglia, tutti i giocatori del Rimini erano ieri a disposizione di Gabriel Raimondi, che ieri tra l'altro ha festeggiato il suo 46esimo compleanno. Di derby si parla anche sul resto del Carlino. Rimini, difesa da rivedere. Nel derby ci sarà una prova di fuoco. Il Cesena domenica si presenta col miglior attacco del girone. Intanto, come detto, la prevendita va a gonfie vele, 1400 biglietti venduti. E c'è anche un nuovo intervento della presidente Stefania Di Salvo, che torna su quanto accaduto in Rimini Perugia della scorsa settimana con l'incendio di un tappeto per l'atletica causato da un fumogeno, ma ci sono state sanzioni anche per i tifosi biancorossi, sanzioni che pagherà la società. Spero non si ripetano più episodi spiacevoli. E c'è anche l'attesa per l'avvio della nuova stagione di RBR nel basket. RBR che debutterà domenica a Piacenza contro l'ex Dalmeida, Ursulo Dalmeida. Il lungo che nella passata stagione ha vestito la maglia biancorossa. Proverò a dare energia alla mia squadra. Non vedo l'ora che cominci questo campionato, parla l'ex di RBR. In chiusura parliamo anche di tennis, perché Lucia Bronzetti si sta facendo valere anche al torneo di Ningbo in Cina, partita perfetta al servizio e per la Verucchiese un esordio vincente col successo in due set sull'Ucraina Bandol. Ora ai quarti di finale c'è la 18enne Frutirvova.
Lavrovetti che arriva, che avanza appunto in questo torneo in Cina, dimostrando anche un buon gioco. Si è imposta contro un avversario di buon livello, numero 88 nel ranking mondiale. Chiudiamo qui le pagine sportive del Resto del Carlino e anche la nostra rassegna stampa. L'informazione locale torna con il telegiornale delle 8.30. Grazie a tutti voi per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona giornata. Oggi in edicola. Rassegna stampa.